in collaborazione con SOA di Lupi Silvano, Gruppo Crams, professionisti della ristorazione. Organizzato questo incontro per comunicare la nuova edizione dei Gelati d'Italia. Oramai è diventato uno degli eventi fondamentali di questa città, insieme ad altri eventi, insomma, che si svolgono durante l'anno, ma insomma i Gelati d'Italia oramai fanno parte un po' della programmazione di Orvieto. Voglio innanzitutto ringraziare gli organizzatori che, insomma, nonostante le difficoltà, riescono ancora a programmare questo evento. L'anno scorso abbiamo avuto grande risultato di pubblico, quest'anno speriamo di confermare i dati dell'anno scorso e cercare di migliorarlo. Ringraziamento va alla Regione dell'Umbria, perché senza la quale e senza i contributi della Regione dell'Umbria non saremmo stati in grado poi di andare avanti, dell'assessorato sia al turismo Fabio Pavarelli che dell'assessorato all'agricoltura Fernanda Cecchini. Questo va detto perché altrimenti, insomma, se non c'è la collaborazione da questo punto di vista non si riesce poi a fare le manifestazioni, anche se quest'anno anche come Comune di Orvieto, proprio per cercare di creare le condizioni perché poi questo evento si riuscisse a fare, abbiamo programmato un contributo anche da parte del Comune di Orvieto. Questo perché? Perché crediamo fortemente in questa manifestazione e crediamo fortemente al collegamento di questa manifestazione con il territorio. Perché nella progettazione, nella programmazione generale che abbiamo fatto, stiamo cercando intorno alle varie manifestazioni anche di collegare pezzi del territorio. Qui vogliamo collegare anche i prodotti nostri, tipici del territorio, e dare, insomma, questo risalto a quello che possono essere queste aspettative. E poi voglio dire e voglio ringraziare, c'è vicino a me la preside, questa collaborazione col nostro istituto alberghiero. Io sono avuto l'onore di stare un giorno a pranzo con loro, con questi ragazzi. Veramente siamo arrivati a una professionalità, a un lavoro, alla creazione di questa cultura che a Orvieto veramente mancava. E questo lo vediamo, l'ho detto anche ieri in assemblea pubblica, lo vediamo anche in quello che poi accade sulla nostra città. Se è vero che alcune attività sono state direttamente aperte da questi ragazzi che solo qualche anno fa sono usciti dalla scuola, questo, insomma, ci aiuta fortemente anche in quel ragionamento che come città stiamo facendo, puntando fortemente sul turismo e su tutto quello che è intorno al turismo, perché credo, insomma, al di là di quello che riusciamo a fare come amministrazione, però, insomma, in questi anni si vede proprio che la città sul turismo sta reinvestendo a tutti i livelli, sia da parte pubblica sia da parte dei privati. L'ultima considerazione, se pensiamo che, insomma, nell'ultimo anno e mezzo a Piazza del Popolo sono sorte 5-9 nuove attività con investimenti importanti, cioè quando un privato investe su una struttura oltre 1 milione di euro dei propri soldi, vuole dire che ci crede, perché altrimenti non ci avrebbe investito nessuno, no? Quindi vuole dire che la strada è giusta. Per percorrerla tutta ancora serve tanto tempo e tante risorse, però sicuramente abbiamo iniziato la strada vera. E quindi l'istituto alberghiero, che solo pochi anni fa, insomma, è stato iniziato, credo che sia un pezzo importante di questo tassello. Quindi come sindaco sono
estremamente soddisfatto di quello che si sta facendo e dico che queste collaborazioni e questi eventi importanti possono dare anche insomma, una vetrina per la città, per chi ci lavora, per i nostri commercianti e credo che se tutti quanti facciamo la nostra parte probabilmente poi il risultato finale arriva. Quindi io molto volentieri sono qui oggi proprio perché credo che con i Gelati d'Italia si possa iniziare realmente la campagna di primavera e dell'estate, perché poi lo presenteremo nei prossimi giorni, abbiamo preparato anche un programma per tutto il mese di maggio e di giugno, cioè per tutto il periodo anche delle cosiddette feste medievali ad Orvieto e per dare insomma quel senso del Orvieto, città del Corpus Domini, che sempre più sta prendendo piede. Quindi da adesso fino a giugno c'è tutta una serie di eventi che anzi qualche volta quando andiamo a vedere i fine settimana c'è un sovrapporsi di iniziative che insomma diventa anche un po' complesso. Però questa è la vivacità della città. Devo ringraziare anche gli operatori economici, li voglio ringraziare pubblicamente oggi anche per quello che per l'iniziativa che è stata fatta ieri, perché al di là di tutto mi sembra che lo spirito dell'iniziativa di ieri con i commercianti sia lo spirito giusto, lo spirito costruttivo di presentare proposte, di mettersi in gioco in prima persona e credo che al di là delle, insomma, poi delle opinioni, delle varie visioni differenti che ci possono essere, ma insomma se tutti quanti pensano di ragionare in modo sincero e proporre delle iniziative poi alla fine i risultati si avranno. Effettivamente noi avevamo diverse richieste di spostare la manifestazione in altre città, in particolar modo al nord, ma lui si è veramente adoperato perché assolutamente vuole che la manifestazione rimanga ad Orvieto e questo noi ci fa piacere prima di tutto perché siamo umbri, quindi anche noi vogliamo rimanere a Orvieto, l'abbiamo scelta inizialmente quindi perché ci crediamo in Orvieto. E sono sincero, io che la conoscevo poco mi sono innamorato di Orvieto. Orvieto è una città bellissima che credo che veramente ce ne sono pochissime in Italia come Orvieto. E quindi voglio ringraziarlo per il suo, perché ha insistito veramente tanto e ci ha convinto logicamente a rimanere per l'impegno che il Comune sta facendo per, in modo che la manifestazione riesca bene e diventi molto importante a livello nazionale e noi pensiamo che questo lo possa fare perché veramente è una manifestazione che piace tantissimo. E noi ci siamo impegnati, stiamo facendo una campagna pubblicitaria, promozionale molto forte, in particolar modo logicamente puntiamo molto su tutta l'Italia centrale perché logicamente il bacino principale per questa manifestazione e in particolar modo tutto quello che poi dipende da Roma, perché Roma essendo molto vicina logicamente avrete visto, avete avuto occasione di vedere nei giornali, abbiamo fatto pubblicità, stanno uscendo anche ieri è uscito La Repubblica, il Corriere della Sera, la Gazzetta dello Sport, il Corriere dello Sport, il Messaggero, il Tempo, cioè su tutte le testate più importanti, oltre logicamente quelle a livello regionale, il Corriere dell'Umbria, La Nazione, il Corriere Nazionale Nuovo e così via, con le radio e tutto. Quindi speriamo e pensiamo che anche quest'anno dovrebbe, se il tempo ci assiste, prima di tutto quella è la cosa fondamentale, sicuramente dovremmo, speriamo di mantenere le presenze dell'anno passato, se non speriamo di aumentarle, insomma, ecco, quindi. Un ringraziamento particolare va appunto all'Istituto Alberghiero perché anche quest'anno si è messa a nostra disposizione e anzi allargheremo probabilmente con altri alunni per l'accoglienza turistica e quindi questo ci farà molto piacere perché è una manifestazione che veramente è molto bella, però se non c'è l'aiuto pubblico e non ci fosse l'aiuto delle scuole veramente sarebbe impossibile poterla fare, economicamente non è purtroppo gestibile. Il programma quest'anno lo abbiamo ampliato, nel senso che quest'anno faremo, l'anno scorso abbiamo fatto, a parte che la manifestazione è concentrata sempre come al solito in 20 gusti per 20 regioni,
quindi ci saranno soliti 20 gusti, uno per ogni regione, che poi logicamente il pubblico avrà la possibilità di decidere e votare il gusto che preferisce, quindi la regione che vincerà. A parte questo abbiamo allargato, diciamo, avremo uno stand per i vegani, perché adesso in questo momento è molto sentita questa cosa, quindi avremo dei gusti dedicati a loro, quindi per tutti gli intolleranti al lattosio, e quindi questo anche è una cosa che ci fa piacere. Poi l'anno scorso abbiamo iniziato a fare la partecipazione nelle scuole, abbiamo portato il gelato di una volta in tutte le scuole elementari di Ciconia, di Sfera Cavallo e di Orvieto Centro. Quindi quest'anno lo riproporremo, ritorneremo nelle scuole elementari, perché è stata veramente apprezzata e piaciuta la cosa, i bambini, ci fa sempre piacere. In più però facciamo anche un cooking show con i bambini, cioè durante lì al Palazzo di Sette facciamo fare il gelato insieme con un maestro chef che è Giovannino Fittibaldi, e il quale ha questo format per far fare il gelato ai bambini. E quindi faremo dal 26 in poi al Palazzo di Sette, faremo fare il gelato proprio ai bambini. Quindi questa è una cosa che è molto carina, penso, e sicuramente che piacerà. Poi insieme il 25, insieme con la Protezione Civile, che anche quest'anno ci sta dando una grossa mano, al Palazzo di Sette ci saranno sempre poi i chef gelatieri, tipo il nostro carissimo amico Sarchioni, che oggi è qui presente, che poi ci farà degustare un gelato a voi in anteprima, quindi così almeno già iniziamo a entrare nel momento goloso della manifestazione. Ci sarà una dimostrazione di gelatieri che faranno dei gusti particolari e faranno appunto capire, vedere come si fa il gelato. E il 25, come dicevo, ci sarà un raduno in occasione della, anche quest'anno ci sarà il raduno in occasione della, per commemorare Simoncelli, no? C'è un raduno nazionale a Roma, quindi ci sarà uno stop qui ad Orvieto di questi motociclisti che appunto faranno questa cosa per Simoncelli, e noi faremo fare una scultura dal nostro campione mondiale di ghiaccio, di una moto, in occasione della cosa faremo una moto in ghiaccio, e in occasione appunto colleghiamo il raduno e tutto quanto, e quindi anche questo sarà un momento molto particolare, ma penso molto, molto interessante. Si svolgerà dal 23, come tanto questo già lo sapete, dal 23 di aprile fino al 1 maggio, quindi avremo questi due weekend importanti, però la manifestazione rimarrà aperta come al solito anche durante la settimana, e tutto quanto si svolgerà sempre, sia i cooking show che il gelato sarà offerto. Quest'anno abbiamo posticipato un pochettino, invece che alle 10.30 della mattina, che ci sembrava un pochettino presto, inizieremo alle 12.30 fino alla sera alle 8.30, no? Più o meno. Poi ci sarà dei due sabati che noi facciamo, cioè il primo che sarà appunto il 23 e il 30, e in collaborazione con il San Francesco ad Assisi, sì, San Francesco qui il ristorante, suggestioni musicali e degustazione di gelato, e questo avrete nella brochure, già avrete tutta la descrizione di quello che noi faremo. Il primo settimana ci sarà, diciamo, una tutta musica argentina molto interessante, e la seconda settimana ci sarà un cantante lirico che però farà anche canzoni logicamente moderne, quelle attuali, insomma. E poi loro continueranno, sono tre settimane, il sabato 7 maggio ci sarà ancora un'altra manifestazione, e quindi questa qui sarà una cena molto interessante, perché a prescindere una cena buffet molto ricca, molto bella, con la musica appunto, e in più la degustazione dei vari gelati della manifestazione. Poi non so che sono appunto il latte Trevalli, che ci ha supportato l'anno passato e quindi ci supporta anche quest'anno, è rimasto molto contento. La Telme, che è un'azienda
di produzione delle macchine per gelateria, e la De Blasi che fa tutte le vetrine per i gelati. Poi vi ringrazio la società elettrica qui di Orvieto che ci dà tutta l'assistenza per quello che riguarda la parte elettrica, logicamente. La Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto e la Cassa di Risparmio di Orvieto che anche quest'anno ci hanno supportato con il loro aiuto, che la Regione l'hai già ampiamente ringraziata tu, quindi dobbiamo ringraziare i ristoranti, i ristoratori, assolutamente i ristoranti, come tutti gli anni ci hanno diversi ristoranti, ci stanno dando una grossa mano appunto per aiutare, per dare i pasti agli ospiti che vengono per la manifestazione, tutti i vari gelatieri, logicamente al nostro staff, e siamo qui per 10 giorni, quindi logicamente, e hanno confermato tutti quanti, anzi ce ne sono aggiunti un paio, e quindi questo ci fa molto piacere, perché veramente è una cosa che sentono, e che in particolar modo, sono sincero, devo ringraziare il bar Montanucci, perché è di una squisitezza incredibile. Anche quest'anno faremo durante le serate, faremo l'aperitivo al bar Montanucci con la degustazione di gelato, e quindi anche loro, che veramente è uno dei supporti più importanti a livello di ristorazione che abbiamo qui ad Orvieto. Ringrazio tutti i presenti e soprattutto gli organizzatori e il Comune. Diciamo, abbiamo partecipato l'anno scorso ed è stato un successo per i nostri ragazzi, sono stati grandi lavoratori, io parlo un pochino per quanto mi riguarda, quindi sono la dirigente dell'Istituto Artistico Classico e Professionale di Orvieto. In questo caso prendiamo in esame il nostro istituto professionale enogastronomico, perché il settore è enogastronomia e, come ha detto, accennato adesso, coinvolgeremo non soltanto la cucina ma anche sala bar e accoglienza turistica. Da parte mia devo dire che questa esperienza ha arricchito tantissimo l'esperienza dei ragazzi, quindi la loro professionalità, perché prima della legge in cui stabiliva che il professionale, il tecnico, facesse 400 ore di alternanza scuola-lavoro in 3 anni, negli ultimi 3 anni, sono sempre state fatte queste ore e questo tipo di alternanza, ma con questa diciamo manifestazione si è messa in evidenza proprio sul vivo la diciamo esperienza professionale di questi ragazzi, che se mancavano l'anno scorso forse di una certa piccola pratica proprio rispetto al, diciamo, al servizio dei gelati, perché non è una nostra specifica competenza, non lo era, lo è diventata quest'anno, in quanto la collaborazione e la partecipazione ha permesso una preparazione prima dell'evento, e questo ci è sembrato una qualità per il nostro istituto, per i nostri ragazzi, ma anche per la manifestazione. Quindi sottolineo l'importanza di questo per il territorio e per la scuola, in quanto credo moltissimo, e non soltanto per il professionale ma anche per i miei altri istituti, la stretta collaborazione con il territorio. Abbiamo una città e un territorio stupendo, meraviglioso, che potrebbe fornire opportunità di lavoro a moltissima gente, e sono in accordo, ci troviamo in accordo con le azioni del Comune, in quanto puntiamo moltissimo su quello che è la rivitalizzazione della nostra città. La nostra città offre tantissimo, basta appunto poter dare avvio, e come ha già presentato il signor Bizzirri? Sì. Ci vuole la collaborazione di tutti, perché un evento riesca, e chiaramente più sinergie abbiamo e più il risultato è di successo e di qualità. Quindi di nuovo ringrazio tutti i presenti e gli organizzatori, e spero che i nostri ragazzi abbiano la stessa presenza, la stessa partecipazione e lo stesso successo dello scorso anno. Grazie.
Ecco, quando io ho visto la prima volta che hanno organizzato questa manifestazione, ho detto secondo me io devo esserci, e quindi ho contattato proprio io personalmente gli organizzatori, anche per un riconoscimento agli orvietani, che forse noi siamo la gelateria Serchioni soprattutto grazie al popolo d'Orvieto, perché tutti gli orvietani qualche volta sono venuti a Toralfine a mangiarsi il gelato. Questa cosa continua ed è continuata anche perché mi ha dato modo l'anno scorso, in questi anni passati, e penso che mi darà modo anche quest'anno, di togliermi un po' dalla routine del lavoro, che non è solo produrre il gelato, ma ci sono burocrazie, conti, clienti, personale, eccetera, e quindi poter semplicemente esercitare la passione che mio padre, che non c'è più, e mia madre mi hanno trasmesso da quando io ero bambino. E quindi quell'oretta, quelle due ore che io passerò con voi, con il pubblico al Palazzo dei Sette, mi farà semplicemente divertire. Cercherò di prendere in mano tutti quelli che saranno lì e portarli da latte appena munto, in qualche modo, fino a degustare un gelato che poi scopriremo insieme che gusti proporremo. Una nota: devo ringraziare certo tutti, come si fa di prassi, ma con sincerità, e voglio far notare che anche mia figlia, che non so se parteciperà, ma frequenta l'istituto alberghiero, che collaborerà con noi. Quindi un motivo in più per essere presente.